Beh, perché fare un corto? Perché ci vuole meno tempo che fare un lungometraggio. In realtà ovviamente questo significa anche che si può dedicare di più a una certa ricerca, sia stilistica che di intenti. Lo skateboard a volte è visto come una tavola che distrugge un po' la città. Invece, al contrario, il video vuol far vedere come c'è del divertimento sotto e anche una forma d'arte. Avendo 22 anni la considero una palestra per poi insomma un giorno poter finalmente esordire con un lungo, e nasce da esigenze inaspettate, cioè può essere uno spunto che tu vedi in mezzo alla strada oppure mentre sei sul pullman oppure in questo caso da una notizia che trovi su un giornale. C'è una piccola premessa, nel senso che io non ho formazione di regia, tanto meno di montaggio, sono un'operatrice sociale, lavoro nell'ambito del sociale da 10 anni circa, forse qualcosina in più, e l'idea è nata proprio da comunque tentare di poter dare una possibilità maggiore rispetto a quelle che vengono affrontate comunque quotidianamente insomma con queste persone. E mi sto accostando al documentario, quindi il motivo principale è quello di voler diciamo sottolineare alcuni aspetti che poi potrebbero diventare paradigmatici di un certo concezione di vita o di vedere le cose o quantomeno alcune cose del mondo.